tutto, ragazze. Oggi arriviamo alle pulizie di padelle. Ho comprato una griglia perché quella che ho, ve la faccio vedere, quella che ho l'ho buttata via. E un altro giorno sono passata che c'era mercato e sono comprato questa griglia qua. C'è ancora prezzo attaccato, ma mi ha fatto 1 euro di sconto. Allora, niente, ho comprato questa qua perché senza manico praticamente, cioè ogni 2 anni la devo cambiare perché praticamente quelli che compravo prima, quello che ce l'ho adesso è da buttare via. L'ho pagata poco, ma si vede anche, ecco. Questa costava 30 euro con 1 euro di sconto, 29 giustamente. Niente, sto scherzando, però secondo me questa è meglio perché questa posso mettere anche questa posso mettere anche al forno volendo. Allora, quello che ho invece dovrò buttare via, poi dopo ho altre padelle che devo mettere un po' a posto, guardiamo se riesco a pulirle a modo, se non riesco a pulirle a modo le butto via. È un'altra cosa che ho comprato. Non so se qualcuno di voi ha mai provato questa cosa qua. 7 pagliette saponate al limone. Io l'ho comprato questa qua alla Coop e non capivo neanche che cos'era, sinceramente, perché non si capisce niente qua da questa scatola qua. L'ho aperto e praticamente ci sono le spugnette così. Sono fatte così, sono anche un po' umide, infatti. Proviamo a pulire una padella che mi scoccia buttare via perché ho pagato dei soldi, ecco. Se riesco a pulirla va bene, se no mi tocca buttarla via, ecco. Ah, questo qua costa, alla Coop costato 1,05 euro. Però se funziona. E come avete capito, oggi andiamo a pulire un po' le padelle. Proviamo anche questa qua. Se funziona o no, vediamo. Ah, intanto devo lavare anche i piatti perché ho appena mangiato. E dopo andiamo alle padelle. Scusate, dimenticavo. Ho comprato un altro guantini. Questi qua. Questi li tengo in cucina, quell'altro li tengo in bagno. Questo li tengo per i piatti, giustamente. E quell'altro. E per altri l'uso per i pavimenti, per altre cose, in bagno. Qua mi piace avere un altro paio di guanti. Proviamo anche questo qua. Ah, non so se un'altra volta ve l'ho fatto vedere, anche questo l'avevo comprato sempre lì a Tigotà. Quello che costava meno, sa di lavanda questo.
Allora ragazzi, queste sono tutte le mie padelle che uso frequentemente, praticamente. Adesso le tiro fuori tutte, diamo una spolverata e poi vi faccio vedere alcuni padelli che devo mettere a posto. Eccomi qua, ve la faccio vedere meglio. Questa è praticamente la griglia che devo buttare via. Non so se riuscite a vedere meglio. Vedete qua che è venuto già un buco. Per quelli che la devo buttare via. Però comunque non è comodo perché c'è sempre il manico. Ho avuto anche delle altre che si piegava il manico così. La potete mettere. Però anche lì la stessa cosa, ecco. Dura quanto questo. Scusate, allora la padella che invece mi dispiace moltissimo perché è la padella di, non so se si vede la marca, di Barazzoni. Guardate che cosa, com'è bella pulita. No, non riuscivo più a pulirla, ecco. Vedete qua, e anche qua sono tutti i cosini. Non so se riuscite a vedere meglio. Vedete qua? È tutto rovinata praticamente. Non so se grattando riesco a recuperare qualcosa. Oh, la valla spacca. Sì. Allora, l'altra padella invece, qua invece, vedete che si è rovinato qua? Allora, intanto, visto che questa è una padella da poco, intanto proviamo con questa, a vedere come va con la spugnetta. E dopo procedo con quella, perché mi dispiacerebbe. Cioè, ho la valla spacca, però mi dispiace. Si pulisce. Adesso aspetta che vi voglio mettere in una posizione meglio, che così potete vedere. Qua, così, vedete qua? È tutto sporco. Ragazzi, mi sa che funziona, vero? Giustamente dovete grattare, però se riesco a recuperare. Guarda qua.
ragazzi, guardate, sembra nuova. No, vabbè ragazzi, prima ho... Ciao! Scusatemi, sembra la padella nuova. Adesso faccio la foto, cioè così confrontiamo prima e dopo, perché così non si capisce, ma... Cioè, anche qua, avevo paura che forse calligrafiasse, sapete? Invece no, niente, è andato via liscio liscio. No, questa è una bella scoperta, direi. Ah, un'altra cosa che avevo detto che ho aperto quando sono arrivata a casa. Ecco, non è che ho aperto la scatola in negozio, quando sono arrivata a casa non sapevo com'era, ecco. Ho detto lo apro, guardiamo, infatti dopo ho visto. No, giusto per che qualcuno non dice che vado in negozio a aprire le scatole, no, ecco. Ragazzi, sto sudando, guardate. Adesso la faccio ancora un po' con questo qua. Niente, adesso mi prendo i capelli perché c'è troppo caldo. Guardate, sono tutta sudata. Sta migliorando, però devo grattare molto qua. Qua veramente è un delirio con questa padella qua. Oh, mi dispiace poi, però grattiamo ancora un po'.
mi sono cambiata perché avevo troppo caldo. Adesso ho rimesso tutte le padelle dove erano. Allora, il mio video di oggi finisce qua. Comunque questo qua ha provato, giustamente non va bene sulle padelle antiaderenti, ecco. E adesso voglio provare anche il lavandino. E niente, spero che il video vi è piaciuto e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao! Lo lasciamo asciugare, mi sono dimenticata di dirvelo, questo qua lo dobbiamo lasciare asciugare, non dobbiamo lavarlo perché sennò va via tutto, tutto sgrassatore che c'è dentro praticamente. Tanto lo lascio qua.